i rapporti tra attività psichica e sistema nervoso. La concezione secondo cui l'attività psichica ha come corrispettivo l'attività cerebrale è abbastanza recente nella storia dell'umanità. Noi diamo per scontato che la nostra attività psichica parte dal cervello, quindi che il nostro cervello sia la base di quello che pensiamo, vogliamo, ragioniamo, eccetera. In realtà questa affermazione nella storia dell'umanità appunto si è affermata molto recentemente. Ancora nel XVI secolo Cisalpino affermava che il motore della vita mentale era il cuore. Questa idea che la vita mentale abbia origine nel cuore è stata sostenuta da moltissimi studiosi, già dal pensiero greco, ad esempio era l'idea fondamentale di Aristotele. Erano ben pochi gli studiosi in età classica che mettevano la vita mentale nel cervello. Le cose poi cambiarono radicalmente grazie a Cartesio, come abbiamo visto nel video precedente. Che cos'è quindi che governa questa macchina idraulica? La macchina idraulica, cioè il corpo umano, è governata dal sistema nervoso, ma non come attività psichica, che è un'attività appunto di livello superiore, ma con una serie di attività riflesse a livello del sistema nervoso. Le conoscenze del sistema nervoso sono però insufficienti perché si possa andare al di là di una pura affermazione di principio. Cartesio, come e in che modo funzionasse la res extensa, non è in grado di dirlo, né quali fossero i rapporti tra anima e corpo. Un passo molto importante si ha nel 1751 con Robert White, il quale dimostrò con alcuni esperimenti che asportando il cervello della rana permanevano i movimenti riflessi, che cessavano quando invece veniva asportato il midollo spinale. Questo dimostrava che il cervello non serviva per le attività riflesse. Le attività riflesse hanno una sede nel sistema nervoso, al di sotto del cervello. Che cosa sono le attività riflesse? Vediamo intanto che un arco riflesso è costituito da un ramo afferente, che va dalla periferia dell'organismo al centro, e da un ramo efferente, che va dal centro alla periferia. Si pensi, ad esempio, a quello che succede quando qualcuno ci soffia in un occhio. Di riflesso, appunto, lo chiudiamo. È il riflesso dell'ammiccamento. Oppure quando il medico con il martelletto colpisce il nostro ginocchio e la gamba si estende, diamo il calcio. Questo si chiama riflesso patellare. Tutti avvengono meccanicamente e autonomamente, senza che ci sia nessun intervento del pensiero o della volontà. Non passano dal cervello. Rimangono ad un livello più basso di quello del cervello.